Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, signori miei. Oggi è sabato e oggi non ci sono le live, ma ci sono due video nuovi su Minecraft. Due video nuovi, che cazzo lo sto dicendo? Comunque c'è un video nuovo su Minecraft, ovvero oggi ragazzi iniziamo la Skyblock. Allora aspettate che cambio inquadratura prima che mi vomito. Ok, ragazzuoli, oggi iniziamo la Skyblock. Allora, che dirvi? Niente. E io non ho mai fatto uno Skyblock. Ho intenzione di portare due episodi a settimana, ovvero il sabato pomeriggio alle 6 e la domenica pomeriggio alle 6. Porteremo avanti questa avventura sulla Skyblock. Se a voi piace, se a voi non piace, possiamo anche valutare altro nell'eventualità. Allora, intanto partiamo, ragazzuoli. Io non so bene, qui c'è una cassa. Intorno siamo circondati da isole con alberi. Vedo alberi, vedo alberi, vedo alberi, vedo alberi, vedo alberi, vedo un cactus e là non vedo alberi. Quindi quella, ragazzuoli, sarà la prima isola che noi andremo a esplorare perché è l'unica senza alberi. Allora, qua dentro cosa c'è? Qua dentro abbiamo dell'ossidiana, ok, uova, due uova di tartarughe, ovvero, ok, un cetriolo di mare, una canna da zucchero, uno semi di zucca. Un'anguria, un secchio di lava, ok, e un ghiaccio che serviranno per fare sicuramente il cobblestone generator. Abbiamo sbloccato progresso compiuto farmer. Aspettate, se non ricordo male, se mi devo premere, eccolo qui. Questi sono i progressi della nostra skyblock, signori miei, ovvero dovremo iniziare a fare. Dobbiamo fare uno stack di sugarcane, piantare semi di grano tipo. Fare uno stack di bambù, ok. Fare uno stack di cetrioli di mare. Usare un campfire, quindi un fuoco da campo per far scappare le api, una cosa del genere. Fare uno stack di blocchi di miele, impossibile. Recuperare 64 barbabietole. Uno stack di meloni. Uno stack di di zucche. Is it contagious? Questo non capisco cosa voglio significare. Crow a stack of weathercraft bread, or bread, vabbè, fare del grano per mangiare del pane o per fare del pane o per fare dare da mangiare agli animali. Allora, ragazzoli, allora non prendiamo tempo. Il fiorellino lo recuperiamo, che secondo me questi fiorellini possono essere importanti. Allora, quest'erba mi dà per caso un semino. Uno me lo dai un semino. Un semino, un caspiterina mi di semino, me lo dai? No, non mi ha dato nemmeno un semino. Come lo faccio il grano io senza semino? Vabbè, non fa nulla. Allora, recuperiamo la terra, raga. Recuperiamo la terra. Oh, ha dato un altro C. No! Abbiamo perso un blocco di terra, raga. Mannaggia a me. E a quando non sto attento a fare le cose. Abbiamo perso un blocco di terra, va bene. Abbiamo perso due blocchi di terra, mannaggia di una miseria, infame. Questi blocchi sono preziosissimi, signori miei, sono preziosissimi. Se noi li andiamo perdendo. Ok, riesci a metterti più così, perfetto. Ok. E questo l'abbiamo rotto. Quanti stack abbiamo sotto? Ne abbiamo due, quindi volendo ne possiamo prendere un altro. Andiamo di un altro, facciamo così. E questo però lo leviamo così. Andiamo, andiamo. Recuperiamo tutta questa terra, recuperiamo tutta questa terra, raga. Così iniziamo a allargare la nostra isola. Iniziamo ad allargare la nostra isola. Recupera, recupera. Ok, qua il verde si è già allargato. Buono, buono. Così no. Se io poi però li perdo i blocchi di terra, non ha molto senso recuperare tutta la terra se poi noi li perdiamo i blocchi di terra, non pensi? Ok. Ora dobbiamo semplicemente rompere quest'albero. Allora. No, no, aspettate, prima di rompere l'albero devo piazzare la terra perché sennò perdiamo i sapling. Perdiamo i sapling. Allora, allarghiamo questo terriccio. Facciamo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allarghiamo di qua. 1, 2. Quanti ne ho? Ne ho tanti. Allarghiamo, allarghiamo. Dai, 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 dai. Questa terra ci deve servire per questo, per iniziare ad allargare la nostra base. Allarga, allarga. Allarga, allarga. Allarghiamo un altro poco di qua. Dobbiamo recuperare i sapling, raga. Dobbiamo recuperare i sapling prima che cadano di sotto e li perdiamo definitivamente. Ok, dovremmo riuscire a recuperare tutti i sapling di questo alberello. Ora lo possiamo distruggere.
Distruggiamo l'alberello e recuperiamo il legno. Mi era spuntata una cosa di Skyblock, se non sbaglio. Andiamo a vedere se ci sono spuntati obiettivi nuovi. Intanto recuperiamo tutto il legno. Recuperiamo tutto il legno. Dai, è così, dai, è così. 5 pezzi di legno. Vai, 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 vai. Ok. Riesci a romperlo del tutto quest'albero? Dai, 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 dai. Me lo dai un saving? Ti prego. Mi serve un saving. Che cos'è? Uno stickettino. Che me ne devo fare di uno stickettino? Può tornarmi utile, ma non mi serve uno stickettino. Mi serve il sapling. Allora. Organizzazione, raga. Aspettate, vediamo se è spuntato qualche. Sono spuntati altri progressi. Collezionali. Cosa dovrei fare? 16 enderpearl. Tutti i colori, certo. Uno stack di frecce, perfetto. Uno stack di cobblestone. I zombie droppano la gravel. Uno stack di gravel, perfetto. Uno stack di stone brick. Log collection 64. Log di tutti i tipi di alberi. Ok, abbiamo 6 tipi di alberi. Facile, facilissimo. E tutti i tipi di colori, va bene. E qui invece abbiamo dobbiamo collezionare un sapling. Un sapling di ogni albero, perfetto. Dobbiamo fare una fornace. Dobbiamo fare un portale tramite la lava e il legno, ok. Un cobblestone generator. E costruire una piattaforma dove fare spawnare i mostri. Facili come obiettivi, raga. Ci siamo scelti un qualcosa di. C'è un alberello, c'è un alberello. C'è un alberello, dammelo. Dammelo, dammelo, dammelo. Voglio l'alberello. Ok. Abbiamo l'alberello, abbiamo fatto anche un progresso. Abbiamo fatto un progresso. Abbiamo fatto. Che è successo? Explore or surrounding island. Dobbiamo esplorare tutte le isole circostanti. Ok, che sono 8. Va bene, va bene. Fattibile, fattibile. Me lo dai un altro alberellino, ti prego. Un altro c'è, raga. Recuperiamo, recuperiamo. Se non sbaglio è qua. Bello. Ok, due alberelli li abbiamo recuperati, raga. Due alberelli li abbiamo recuperati. E ne mettiamo uno qui e uno. E uno dove cazzo lo mettiamo? Mettiamo qui per ora, via. Vediamo se spuntano intanto. Perché li ho messi, raga? Perché qui vorrei andare a fare. Intanto questa cassa la recuperiamo. Questa cassa è importantissima, non importante di più. Allora, un altro stickettino, recupera, ok. Ok, allora io qui andrei a fare il cobblestone generator, giusto? Sì. Allora, qui l'erba sta espandendo, quindi questo giro di erba lo potremmo anche levare. Di terra, scusate. Questo giro di terra lo possiamo anche recuperare. Così vediamo di fare il cobblestone generator qui. Se mi ricordo come si fa. Se mi ricordo come si fa, lo potremmo anche fare qui. Calma, ok. Ok, stiamo calmi. Il cobblestone generator lo facciamo. Allora, lo facciamo qui. Lo facciamo qui, sì, che abbiamo il giro vuoto. Allora, dammi della terra. A me servono quattro blocchetti, ovvero uno, due. Allora, dobbiamo fare tre e quattro. E poi dobbiamo andare a chiudere. Ok. Qui dobbiamo mettere. Devo mettere la base là. Devo mettere la base là. Allora, so cosa sto facendo, raga, tranquilli. Allora, facciamo così e facciamo così. E qui l'acqua può cascare. Allora, facciamo così, questo lo recuperiamo perché è lì, è consumato. Questo lo posso recuperare. Sì, lo posso recuperare, ok. Lì l'abbiamo recuperato. Allora, sì. Così dovrebbe andare bene così, raga. Così dovrebbe andare bene perché l'acqua cala di là. L'acqua cala di qua, qua ci mettiamo la lava. Fammi recuperare questo blocchetto. Ok, oh, altri bastoncini, recuperiamo. Allora, secondo un'antica leggenda, se io metto l'acqua qui, se io metto l'acqua qui e la lava e la rompo, ok, e poi metto la lava qui, secondo un'antica leggenda, se adesso rompo questo blocco, dovrebbe formarsi la cobblestone. Perfetto, raga. Allora, noi possiamo levare questo. Così io posso recuperare la cobblestone. Possiamo. Qui l'erba si sta allargando. Sì. Posso recuperare
questo di terra, che mi sa che l'abbiamo perso, bene così, e non posso recuperare altro, quelli li lasciamo dove sono, abbiamo altri 9 blocchetti, 9 blocchetti di terra, io direi di andarli a mettere qua, facciamo così, me ne restano 3 che li mettiamo uno qua e basta, uno lo mettiamo qui e basta così. Così, qua ci appoggiamo la cassa, perfetto, e qui ci appoggiamo la cassa. Ora, facciamo, questo legno lo trasformiamo, non tutto, magari parte, così facciamo una crafting table, perfetto, e la mettiamo qui, e la mettiamo qui, ok, e ci creiamo un piccone, gli stecchettini ce li abbiamo, perfetto, ok, piccone. Ok, oh, una mela, una mela. Mi ha droppato anche una mela, bellissima come cosa. Riesci? Aspettate, dovrei averla. No, la cassa ce l'abbiamo qua. Allora, nella cassa riposiamo tutte cose. Posiamo il secchio, l'ossidiana, questo. Posiamo tutto. Posiamo due fiorellini, li posiamo che possono tornare utili come coloranti. Questo di terra lo posiamo, questo lo posiamo, questo legno lo posiamo perché è importantissimo. Questo ce lo teniamo e gli stecchettini pure. Questo qui, allora lui voleva, se non sbaglio, un cobblestone generator che abbiamo fatto. Non capisco perché non mi dà il progresso. Uno stack di cobblestone, perfetto. E avevo letto una fornace, è una fornace, perfetto. Allora, cobblestone generator l'abbiamo fatto, perché non mi dà il drop? Ah, me l'ha data adesso. Me l'ha data adesso, abbiamo recuperato la cobblestone. No, questo l'abbiamo perso, mannaggia. Ok, ne abbiamo due. Che cosa abbiamo fatto? Cobblestone generator. Mi ha sbroccato la redstone. Get redstone dust by killing a witch. Cos'è il witch? Cos'è il witch, raga? Shoot something with a bow and arrow. Quindi ammazza tutti con un arco e frecce. Ok, defend. An arrow with a shield. Difendi dalle frecce con uno scudo. Ok. Non sono facilissimi, raga, però sono fattibili. Sono fattibili. Mi piace questa skyblock, raga. Facciamo la fornace, raga. Facciamo la fornace. Raccogliamo i nostri bellissimi 9 blocchetti per fare la fornace. No, questo l'abbiamo perso. E vediamo se ci sblocca qualche altra cosa. 6, 7. 8, no, l'ottavo l'abbiamo perso, mannaggia. 8, mi bastano. Sì, ce li abbiamo già. E 9. Abbiamo i nostri 9 blocchetti. 9 blocchetti. Allora, aspettate un attimo. Facciamo la fornace. Bella così, bella, bella così, raga. Mi piace. Abbiamo fatto un hot topic. E la fornace c'è, e la fornace c'è. Vediamo che mi ha sbloccato. La fornace c'è. Il portale usa weakness potion and a golden apple to... Dobbiamo curare un villager, uno zombie con una pozione e una mela d'oro. Fattibilissimo, veramente molto fattibile. Allora, ragazzoli, io per questo primo episodio mi fermo qui. Fatemi sapere nei commenti se vi può piacere. E noi intanto ci vediamo sicuro domani alle 6 per andare avanti. Intanto vedo di completare i 64 blocchi di cobblestone che gli servono, e poi vediamo di andare in quell'isolotto di là, raga. Ci proviamo. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per la visione, per i like e per i commenti. Vi auguro un buon sabato e ci vediamo domani. No, ci vediamo più tardi sul canale per i prossimi video. Bella Molliani, ciao!